Festival Internazionale sarà la 17ª edizione, con tante novità. Anche quest'anno ce ne saranno altre, tra le quali quella, la prima che mi viene in mente, quella che tornerà il Palabrodetto. Era una cosa che mancava, che veniva spinta anche dalla città, dagli amministratori e anche dalla ristorazione fanese, era quella di riportare al Lido anche i chef importanti che presenteranno non solo il brodetto, il piatto tipico del festival, però presenteranno anche, insieme ai produttori dei Bianchelli del Metauro, presenteranno anche questo vino. Un'altra novità questa edizione sarà la presenza del Palamoretta. Ci sarà una gara tra baristi della città e non solo della città, anche limitrofe, che si affronteranno nella produzione della moretta, e la moretta più buona sarà premiata. Un occhio particolare quest'anno sarà dato al ritorno della gara del Brudet de Casa, che quest'anno cambieremo anche il nome, con tanti partecipanti. La novità sarà questa, perché saranno selezionati per due settimane all'interno di Fano Center. Ci sarà una selezione con delle giurie di cuochi, e ci sarà questa selezione che prevederà una finale con due cittadini che si affronteranno sul brodetto. Piccole novità, ma insomma sono quelle che permetteranno dal 4 al 7 di luglio di venire al Lido e gustare, come tutti gli anni, tutte quelle che sono quello che è l'eccellenza della produzione gastronomica fanese, e la produzione anche che coinvolge tutta la marineria. Contiamo che ci siano non solo questi, ma tanti altri turisti, perché il periodo è quello giusto, tempo permettendo, logicamente quest'anno. Speriamo sempre che Dio ce la mandi buona, perché altrimenti diventa un guaio, e quindi dovremmo avere comunque un certo numero, un certo giro di turisti.